12:32 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 16 aprile, buongiorno a tutti, buona settimana nel Salone del Mobile, cari cittadini. Questa settimana è quella settimana in cui non troverete posteggio, in cui troverete le strade chiuse, in cui diventeremo matti per trovare un posto dove poter andare a fare un aperitivo o una cena senza essere sommersi da chili e chili di design di cui non capiremo assolutamente niente. Ma questa è la settimana più grande per Milano, lo sappiamo, ormai ha battuto anche la settimana della moda, insomma questa settimana qui Milano diventa il centro del mondo e vedremo che insomma anche noi cercheremo di raccontarvi quello che succede in questa settimana. Ma Milano rimane comunque sempre la stessa anche in questa settimana e lo sapete, abbiamo sempre un occhio di riguardo. Il martedì ad esempio ne parliamo tutti i martedì, parliamo di periferie con la consulta periferie Milano, però appena possiamo ci piace andare in periferia, forse un po' anche perché insomma di indole siamo anche noi periferici, abitando e avendo sede qui nel quartiere di San Siro ci spingiamo un po' più oltre, andiamo un po' più ovest, sempre da questa parte all'incirca, e oggi saltiamo la tangenziale, perché uno pensa che insomma la tangenziale sia il confine naturale di Milano, ma invece non è così, ci sono dei posti, quasi delle enclavi milanesi al di là della tangenziale. Una di queste è il quartiere Muggiano, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo avuto anche collegamenti telefonici con il comitato dei cittadini. Oggi abbiamo qui una rappresentante appunto del comitato quartiere Muggiano, do il benvenuto a Giada Rinaldi. Buongiorno, ciao, buongiorno Giada. Buongiorno, buongiorno a te. Benvenuta, ciao, grazie mille di essere qui. L'invito. Sono contento di conoscerti, no, ma ci siamo già conosciuti telefonicamente in qualche passata occasione quando Enjoy aveva avuto la bella pensata di togliere dalla mappa del car sharing il quartiere di Muggiano. Sappiamo però che Enjoy ultimamente ha rivisto questa decisione, ha rimesso alcuni quartieri che aveva tolto. Cosa ha fatto con Muggiano però, Giada? L'ha lasciato escluso da questi quartieri, quindi ecco. Ha deciso che non sappiamo se economicamente oppure una questione di distanza, ma non crediamo nella seconda ipotesi, ha deciso comunque di lasciare escluso Muggiano dal suo programma di car sharing, quindi vediamo perché. Perché parliamo di Muggiano oggi? Appunto perché Muggiano è un quartiere di Milano, sì, a tutti gli effetti. Come dire, chi nasce a Muggiano è un F205, verrebbe da dire, assolutamente, no? Ecco. Sì. Ma spesso e volentieri trattati come uno Z700 qualcosa. Esatto, assolutamente come se fosse al di fuori del comune di Milano, solo perché dal comune di Milano veniamo divisi da questo fantomatico reale ponte della tangenziale che ci divide dal quartiere Olmi, dove car sharing funziona e dove arriva, quindi a 800 metri prima di noi sì e 800 metri dopo, cioè, quindi dopo il ponte della tangenziale il car sharing non arriva e quindi... E so che molti di voi che ci stanno ascoltando diranno, ma è normale, per quattro case che ci sono al di là della tangenziale fare tutto questo casino. Stiamo parlando invece di più di 3.500 abitanti, cioè stiamo parlando praticamente di un vero e proprio paese, sì, di un quartiere, insomma 3.500 abitanti è un bel quartiere di Milano e sono quartieri, sì, molto meno popolosi anche a Milano, è vero. A di fianco c'è quartiere Olmi che fa qualche decina di migliaia, sì, di abitanti, sì, ma anzi forse proprio potrebbe essere anche una valvola di sfogo buona per il quartiere Olmi, anzi avere la possibilità di collegarsi con una realtà come quella di Muggiano che ovviamente ha dovuto fare di necessità virtù e quindi è diventata un vero e proprio paese, avete tutto ormai, sì, voi, vi siete facendo tutto in casa voi ormai. Sì, più o meno, no, nel senso abbiamo qualche negozio che cerca di sopperire alle esigenze immediate del quartiere. Quindi... Che anche questo è interessante, proprio perché in tanti quartieri dove magari i piccoli negozi invece vengono chiusi perché appunto, sì, c'è una super esposizione dell'offerta, diciamo, sì, anzi qui a Muggiano c'era, sì, bisogno di offerta. Diciamo che anche noi come comitato stiamo cercando di proteggere queste piccole attività che insomma ci sono sul territorio, sono importanti, vuoi perché sono i nostri amici, i nostri vicini di casa e vuoi perché sopperiscono alle necessità immediate dei cittadini, come possono con quello che possono fare nel loro piccolo. Per capirci appunto abbiamo una grafica, io chiamo la mia regista Dagma a farla vedere, che l'ha preparata poco fa, e Muggiano è lì dove c'è quella freccettina rossa, adesso qui dallo studio la vediamo poco, ma se guardate appena appena al di là appunto della tangenziale, niente di più lontano che magari un Ponte Lambro o un qualsiasi altro comune del quartiere
della cerchia esterna di Milano. Sta di fatto che, appunto, ad esempio, noi di Borghi ne abbiamo parlato spesso con il comitato, ad esempio, di Figino, che fa grandi lotte anch'esso per cercare comunque di avere dei servizi. Comunque riescono ad avere dei servizi, hanno il cash sharing, hanno una linea dell'autobus che passa e che fa capolinea lì. Voi, anzi, forse una decina, venti anni fa, forse c'era un punto che faceva capolinea della 63, adesso... quando Muggiano faceva la metà degli abitanti di adesso. Esatto, adesso il capolinea c'è, fittizio, ma c'è poi un capolinea intermedio al quartiere Olmi, quindi la 63 fa capolinea a Muggiano, si, qualche fermata, minuto, fermata a Muggiano. E poi però fa il vero capolinea al quartiere Olmi. Quartiere Olmi. La giustificazione che ci diede ATM ai tempi fu che non c'era una parte di ristoro per l'autista della 63, cosa che attualmente non è più attuale, perché adesso c'è un nuovo centro sportivo all'avanguardia, il più moderno. Sul territorio bar e servizi ce ne sono, bar e non è un problema. Ce ne sono, quindi ci chiediamo. In più è una 63, insomma, come si diceva, non so se la chiamano così, una volta c'era, si diceva sbarrata, nel senso che non tutte arrivano a Muggiano, esatto, comunque anche adesso, esatto, giusto? Sì, non tutte arrivano, qualcuna fa direttamente capolinea. Quindi a volte magari bisogna anche aspettare. Con il grosso problema che bisogna aspettare molto tempo, e con il problema che spesso gli autisti, non capiamo se per problemi di tempo ristretto o altro, a Muggiano non ci arrivano proprio. Saltano. Quindi i ragazzi che vanno a scuola nell'immediato quartiere. E veramente ci viene a parlare di Muggiano, che insomma un po' vorrebbe da dire, vabbè, mi siete scelti un paese lontano dove andare a vivere, ognuno ha la sua cosa, ma non stiamo parlando di un quello, quartiere, perché un quartiere a 500 metri dal, esatto, quartiere Olmi, a 2 km qualcosa dalla fermata, 3 km forse neanche dalla fermata della metro di Bisceglie, quindi in realtà non stiamo parlando di un paese disperso nell'Odigiano che non viene servito perché, ahimè, lontano da qualsiasi cosa, è lì dietro. È comune di Milano, quindi chiediamo che il comune di Milano se ne faccia carico, se ne ricordi, noi ci mettiamo il nostro per ricordarcelo che ci siamo. Ecco, appunto, siamo comitato, nati apposta. Il comitato quando è nato, e che cosa porta avanti? È nato a gennaio del 2018 proprio per questo, per insomma punzecchiare il comune di Milano e diciamo il municipio 7 sul fatto che esistiamo anche noi, che ci siamo. Abbiamo, devo dire, riscontro, perché quello che chiediamo, abbiamo sempre una risposta sia dal municipio 7 che dal comune quando la chiediamo. Su questa cosa dei trasporti siamo stati invece un po' più in difficoltà, perché l'assessore Granelli è più di difficile contatto, è difficile contattarlo, è difficile avere risposta, però insomma quello che abbiamo richiesto e i punti che siamo andati a toccare, insomma, tendenzialmente siamo stati ascoltati, quindi siamo nati per questo e insomma ci siamo presi questo ruolo un po' di ricordare che ci siamo e che vorremmo che il comune per farvi capire di noi. Fammi capire quanto sono bravi questi qui del comitato di Muggiano. Sono riuscito anche a fare una cosa con Ale, che mi ha raccontato da te poco fa, che insomma quasi dell'incredibile, nel senso che sappiamo che non è facile avere a che fare con Ale, ma soprattutto riuscire ad avere uno spazio, diciamo, ad uso gratuito, o meglio, non pagate l'affitto, sì, pagate le, sì, utenze e le spese, sì, condominiali, però di un negozio che Ale non riusciva ad affittare, viene dato in uso per, sì, un anno. Abbiamo, sì, attraverso gli inquilini del complesso immobiliare di Aler, abbiamo fatto una richiesta ufficiale, abbiamo chiesto se loro potevano concederci uno spazio e così è stato fatto e Aler ci ha dato questo spazio. Noi abbiamo risistemato, uh-huh, con l'aiuto dei cittadini, con l'aiuto del un po' degli abitanti del quartiere, lo abbiamo sistemato, abbiamo fatto un bellissimo murales, una ragazza del quartiere ci ha fatto un bellissimo murales e quindi siamo pronti, insomma, per avere una sede e un posto dove accogliere i nostri cittadini quando lo vogliono. Ecco, appunto, perché che importanza ha appunto il comitato di quartiere Muggiano secondo te, cioè avere proprio un presidio sul territorio? Beh, sai, quando ti devi confrontare con la pubblica amministrazione è sempre veramente difficile, proprio difficile, ce ne rendiamo conto quotidianamente, quindi avere qualcuno che
insomma, si prende carico di parlare con la pubblica amministrazione, di confrontarsi con la pubblica amministrazione, rende più facile il lavoro sia ai cittadini, cioè nel senso che tutto quello che loro ci comunicano, le esigenze, le necessità, le problematiche, le riportiamo al municipio, che poi è il nostro riferimento, e sia per il municipio avere un punto di riferimento sul territorio per sapere, insomma, che cosa succede, quali sono appunto i tasti da toccare o le problematiche da risolvere. Per cui questo crediamo che sia proprio, nasciamo come intermediario tra il cittadino e la... Giada, raccontaci un po' allora che tipo di quartiere è il quartiere Muggiano. Muggiano è un bellissimo quartiere del Parco Agricolo Sud e quindi rimane con un'impronta vecchio stampo di Milano, con le cascine, con le case basse, con... è come vivere fuori Milano pur essendo nel comune di Milano, per cui per questo che noi insistiamo col comune di Milano che non si dimentichi di noi, nel senso che siamo comunque parte del comune di Milano pur avendo tutti i benefici del vivere, di sembrare di vivere fuori Milano, per cui direi che una situazione, ce ne sono poche a Milano di questo tipo. Ecco, bisogna fare in modo che però anche il comune invece non si dimentichi che siete parte invece del esatto, comune. Esatto, ma noi ci siamo apposta, facciamo in modo che non se lo dimentichino, noi che li tipo, martelliamo per questo. Che tipo di attività fate sul territorio come comitato? Allora, siamo nati proprio da poco e quindi adesso ci siamo presi carico, insomma, di iniziare a risolvere quelle che sono le problematiche di tutti i giorni, della quotidianità, dalle strade, le luci, alcuni angoli del quartiere che erano dimenticati e quindi ci stiamo prendendo carico di questo, per cui, e poi mano a mano stiamo andando ad analizzare quali sono le cose che potremmo fare per migliorare o per rendere più semplice la vita dei cittadini. Questo con l'aiuto dei cittadini, nel senso che poi tutto nasce dalle proposte dei cittadini, da quello che loro ci propongono, ci chiedono. E abbiamo notato che insomma la partecipazione c'è da questo punto di vista, quindi l'interesse c'è ed è importante poi quello che volevamo, perché noi siamo cinque persone che si sono unite, hanno creato questo comitato, ma poi i cittadini fanno la parte importante del quartiere, non noi facciamo solo la parte burocratica. Sono gli altri 3.495 esatto. Che poi fanno... Noi ci occupiamo della parte burocratica, ci scriviamo, facciamo, chiamiamo gli amministratori, però poi insomma sono i cittadini che ci devono di volta in volta dire... essere un presidio sul territorio, quello che stiamo chiedendo. Quali sono le stanze maggiori, appunto, oltre al trasporti, che capiamo che è un problema molto grosso che portate avanti, quali sono le altre stanze che volete portare all'attenzione appunto delle istituzioni? Sì, stiamo cercando di capire, beh, intanto ci sono degli angoli del quartiere da sistemare dal punto di vista proprio strutturale. Abbiamo una piazza centrale molto bella e vorremmo creare un progetto per renderla proprio centrale nel quartiere, perché crediamo che la piazza poi sia il punto di incontro delle persone nel quartiere, quindi vorremmo, dove è possibile, sistemarla e far sì che diventi proprio un punto di incontro per i cittadini e per i bambini che sono aumentati anche loro negli ultimi anni. Ecco, quindi che fotografia puoi darmi della popolazione di Muggiano? Beh, ci sono gli anziani che sono nati e cresciuti nel quartiere, che conoscono il quartiere a menadito perché insomma, ci sono nati e cresciuti, e poi negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, moltissime coppie giovani che si sono sposate, hanno creato nuovi nuclei familiari a Muggiano e poi, come va da sé, sono cresciuti e quindi ci sono molti bambini, molti ragazzi, perché la prima generazione che si è trasferita a Muggiano ha già dei figli adolescenti e la seconda generazione invece sono bambini che vanno dalla scuola materna alla scuola elementare, diciamo, un po' di tutte le età, per cui è un bel mix. A noi ci piacerebbe anche
far sì che queste due anime del quartiere si incontrino. Ho capito, per comunicare. Chi abita nel quartiere, come può fare per incontrarvi? Come può fare per contattarvi? So che avete appunto una festa praticamente. Sì, li inaugureremo la sede del comitato di quartiere il 12 maggio, per cui sia i cittadini di Muggiano che i cittadini non di Muggiano che vogliano venire a scoprire il nostro quartiere sono ovviamente invitati. Ci saranno degli spettacoli per bambini, della musica per adulti, e abbiamo una pagina Facebook, un sito internet, ci trovano. Stiamo vedendo appunto il manifesto della festa, sì, anche di inaugurazione appunto di Muggiano. Mi piace l'idea di aver messo il Duomo nel logo di Muggiano. Sì, perché siamo parte del di Milano, prendervi il simbolo per eccellenza del centro di Milano e portarvelo. Sì. Sì. Al di là della tangenziale, esatto. Complimenti davvero, sì. Questa è una bellissima idea. Insomma, diciamo che in questa festa abbiamo cercato di creare una festa che fosse proprio dei cittadini Muggiano, quindi siamo andati a prendere tutte le realtà di creatività e di artisti di Muggiano e li faremo esibire durante questa festa. L'avete chiamata festa di inaugurazione, sì. Sarà festa di quartiere il prossimo anno? Non lo sappiamo, ci lavoreremo su tutti i progetti piano piano, facciamo un passo per volta perché siamo nati veramente a gennaio e secondo me da gennaio a oggi abbiamo fatto già tante cose e insomma vediamo, potrebbe essere una festa di quartiere il prossimo anno, vediamo. Una festa di quartiere magari a cui arrivarci in autobus il prossimo anno, che non sarebbe magari male, con la 63 o con senza un po', capolinea, o con un, sì, con un car sharing. Con il car sharing avete avuto risposta, avete avuto dei contatti con Enjoy? Sì. Che, scusate, io prima parliamo di Enjoy, ma gli altri cosa fanno? Neanche, uguale, c'era... Nel senso, per far condicio, questo caso per far condicio, diciamo. Assolutamente, anche Cartubo. Quindi Cartubo niente, Sharingo. Sharingo uguale. Sharingo è stato proprio l'ultimo, probabilmente dopo che... Ah, visto che non c'erano gli altri, c'erano esatto, vengono. Esatto. Era l'ultimo baluardo, per cui noi non avevamo comunicato. Fatto nulla, nessun comunicato, perché comunque c'era Share & Go e andava benissimo. Con Share & Go arrivavamo a Bisceglie, dove c'era la... Cioè, vi resta solo la bicicletta, vi resta. Ci resta la bicicletta e quelle. La macchina. No, le bike sharing si possono lasciare a Muggiano? Sì, si possono, okay, lasciare. C'è Mobike off, possiamo usarle? Sì, okay, sì, sì, assolutamente. Cioè... Quelle per adesso sì. E ci rimane la bicicletta e l'auto, che insomma se potessimo utilizzare il meno possibile. No, ma soprattutto perché quella dell'auto mi sembra veramente assurda, perché è un utilizzo dell'auto davvero di farci 200-300 metri per poi poterla lasciare giù e prendere un autobus, oppure 6 minuti per arrivare a Bisceglie, cioè non ha veramente nessun senso. Con la problematica del parcheggio poi a Bisceglie, quindi di congestionare un'arteria, quella dell'entrata di Milano, sì, semplicemente da dei cittadini che potrebbero benissimo prendere l'autobus e veramente in 10 minuti essere a Bisceglie, quindi insomma non sembra che stiamo chiedendo. Ricordaci l'appuntamento allora del 12 maggio in via Mosca, perché la piazza non ha un nome, stiamo come lavorando, non ha un nome, ma stiamo lavorando. Diciamo che è un quartiere abbastanza particolare comunque, sì, una però, piazza senza nome ce l'avete solo voi. Però la piazza formalmente si chiama via Mosca, e però inizialmente doveva essere piazza del mercato, in realtà no, adesso non ha un nome, ma stiamo... State lavorando, fate un concorso per dare il nome alla piazza. Non so, vediamo, abbiamo qualche idea. Decidetelo però voi a questo punto, tanto. Infatti sì, qualche idea ce l'abbiamo, poi la metteremo, vedremo quello che succederà. E in via Mosca 180 dalle 16 in poi ci saranno vari spettacoli di clowneri, burattini, uno spettacolo teatrale sulla fuga dalla Siria, quindi abbiamo cercato di unire il sociale a quello che è poi insomma il fatto che nasce proprio da cittadini del quartiere. Tutto il giorno mi dicevi è la festa? No, dalle 4 del pomeriggio fino alla sera. Ok, andate, fateci un giro, sì, portate il vostro Muggiano, supporto al comitato di Muggiano, che davvero sta facendo una battaglia che viene da dire quasi assurda, nel senso che sembrerebbe tutto così normale dover avere un autobus sotto casa, insomma, cose che forse noi altri dei quartieri un po' più centrali facciamo fatica anche a capire. E vi ripeto, ve lo dice uno che ha questa sede, noi siamo a San Siro, quindi siamo abbastanza fuori anche noi dalla città, ma per noi è normale avere i mezzi sotto casa, anzi più di uno anche. Insomma, invece c'è chi è milanese di serie B a un certo punto e può permettersi questo tipo di servizio. Insomma, andate a dare un supporto al comitato di Muggiano. Ricordiamo quindi il 12 maggio. 12 maggio dalle 16 in poi ci saranno dalle 16 spettacoli per bimbi e poi anche per adulti, ci sarà poi una parte anche di cibo di strada e di
Tu quanti ne hai che sei a Muggiano, Giara? Io sono da pochissimo a Muggiano, ma ho orbitato per Muggiano da tanti anni, perché mio figlio andava a scuola lì vicino, per cui appena abbiamo avuto la possibilità, io e il mio compagno ci siamo innamorati di Muggiano, quindi appena ne abbiamo avuto la possibilità ci siamo trasferiti, perché poi mio figlio aveva tutti gli amici lì e quindi mi sentivo più di Muggiano che dove abitavo prima, quindi è stato... E se tu mi dicevi appunto questa, quello che ti ha fatto, quello che ti è piaciuto e che piace comunque tutti quelli che vivono lì è questa dimensione veramente di paese, di ritrovarsi sì. in un borgo. Ce ne sono sempre meno a Milano, forse no, prima citavamo Figino, forse Trenno. Sono rimasti proprio pochi, quindi l'importanza di tutelarli questi borghi, perché poi sono la vera Milano di un tempo, no? la Milano delle cascine. Io sono nata e cresciuta a Milano e i miei nonni sono nati e cresciuti nelle cascine, quindi insomma è una Milano che difficilmente si vede, no? Insomma, lasciami già da fare un attimo una sparata anche un po' politica adesso. Mi verrebbe da dire che insomma in un momento in cui una parte politica che ultimamente ha vinto anche le elezioni fa tanto il gradasso dicendo che l'essere milanesi, l'essere lombardi deve essere un valore da salvare, beh allora direi che forse la prima cosa sarebbe quella di salvare i borghi della nostra città, che sono pochi ma sono da salvare, perché sono la vera tradizione e sono la vera milanesità della nostra città. Insomma, così pensateci, mi verrebbe da dire. E aspettiamo a Muggiano. Infatti, allora vi aspettiamo a Muggiano il 12 di maggio. Vabbè, comunque passateci ogni tanto, c'è la piscina adesso, mi dicevi, nuova. Esatto, quindi, c'è insomma, un nuovo centro sportivo. Eppure si muove, verrebbe da dire, sì, no? Quindi, assolutamente, insomma, hanno investito, quindi è stato un grosso investimento, è una bellissima struttura. Bisogna capire, se cioè, da una parte si prova, dall'altra parte poi si arretra. La lasci, insomma, non ci arriva l'autobus, diventa difficile. Infatti, come vado in piscina se non ci arriva? Esatto. Fare una piscina solo per chi abita a Muggiano forse è un po'... Non credo che infatti, sia economicamente sostenibile. Esatto. Davvero Giada, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Teniamoci in contatto, ci rivedremo sicuramente il 12, ma teniamoci in contatto perché insomma, da quanto ho capito, da Muggiano mandate sempre buone notizie, diciamo. Ci proviamo. Buone o non, ma sempre notizie arrivano, quindi insomma, teniamoci in contatto in questi casi. Grazie. In bocca al lupo per la festa. Grazie. Va bene. Grazie per vi seguiremo davvero tantissimo. Andate il 12 maggio a Muggiano e a quei politici che so che ogni tanto ci seguono, qualche consigliere comunale, qualche assessore che fa Pier di nome, tanto ce ne sono più di uno, quindi non sapete chi dei due. Insomma, così provate a capire perché non poter trovare una soluzione, visto che insomma le soluzioni si riescono a trovare quando si vuole, perché no? Anche una soluzione per Muggiano si potrebbe tranquillamente trovare. Davvero, grazie mille, grazie. Giada, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento ore 18 questo pomeriggio con le informazioni di Milano All News. E poi questa sera venite a trovarci nei nostri studi alle ore 21. Gli studi sono aperti, inizia la 5 giorni del Fuori Salone. Noi iniziamo un giorno prima rispetto al Fuori Salone, quindi siamo completamente fuori. E questa sera si parla di radio e web TV qui a Parini Coworking a Milano. Ma comunque vedrete anche il promo durante le nostre dirette e sui nostri siti internet. Grazie mille a tutti, arrivederci e a presto. Grazie.